Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Rocky01 e oggi chiamo su Pokémon Spada. Nello scorso episodio abbiamo affrontato Kabu e abbiamo stravinto contro di lui e non abbiamo fatto la stessa brutta figura che abbiamo fatto contro Azzurra. Poi abbiamo oltrepassato tutte le terre selvagge, per adesso abbiamo sbloccato quasi tutte le terre selvagge che possiamo sbloccare tranne due, perché si potrà raggiungere quelle due zone solo con la bicicletta di... la nostra bicicletta quando potrà andare in acqua. E ora dovremmo andare a parlare con Rose, la sua segretaria, e Beat, che stanno qui. Sì. Presidente Rose, la conquista di medaglie e la raccolta di desiderale procedono senza intoppi. Ottimo lavoro, Beat. Sapevo che avresti tenuto fede al tuo impegno. Non a caso il presidente ti ha scelto come sfida palestra. Tutte le desio stelle che otterrò le saranno utili per risolvere i problemi che la preoccupano. Che problemi? Ragazzo mio, i problemi di cui parli non riguardano certo me, ma il futuro di Galar. Inoltre, le desio stelle da sole non bastano. Abbiamo bisogno di un allenatore straordinario, forte come un campione. A questo riguardo, mi permette di dire una cosa. Ho potuto constatare di persona come Hope, uno degli allenatori sponsorizzati dal campione, non si è in realtà all'altezza del proprio ruolo. Che infame a dire proprio al presidente queste cose. La mia superiorità è schiacciante e sono certo che riuscirò a battere il campione. Bene, Beat. Una sana rivalità è lo spirito alla base della sfida delle palestre. Continua così. Beat, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Sei un momento. Rocky01, hai ascoltato i nostri discorsi, immagino. Come saprai, le desosselle sono quelle pietre misteriose che vengono inserite nel polsino Dynamax. Beh, non hanno solo il potere di far dinamaxizzare i Pokémon. In essa era chiusa un'energia incommensurabile. Se vuoi approfondire l'argomento ti consiglio di fare un salto allo stadio. Anzi, vieni subito. Ti racconterò un sacco di cose sbalorditive sulle fonti energetiche di Galar. Quindi ti dovremmo inseguire, ok. Oggi l'emulatore lo vedo un pochino allaghicchiante rispetto agli altri episodi. Vediamo che storia ci racconterà il presidente della sfida palestre. Comunque non credo già di affrontare questa palestra. Lo stadio di Knockberg fu già anche da centrale elettrica. Mi sembra Luminopoli di Kalos. Ecco, diamo un'occhiata alle informazioni sul mio tablet. Visto il funzionamento della centrale, viene descritto in modo chiaro e semplice. La torre dello stadio di Knuckleberg assorbe energia, che viene poi inviata alla centrale sotterranea, dopo viene trasformata in energia elettrica, alimentando l'intera regione di Gala. Sì, sembra proprio la torre di Luminopoli. Luminopoli di Kalos. Fonti di energia come l'elettricità, il gas e l'acqua sono essenziali per le nostre vite e la nostra società. Le aziende del mio gruppo puntano a sfruttare l'energia delle desio stelle per lo sviluppo della comunità. Oh, il lavoro mi chiama, meglio che mi metta in marcia prima di arrabbiare Olive. Rocky01. Ti consiglio di fare una visita alla sala dei tesori. Credo che la troverai molto interessante. Per arrivarci una volta fuori dallo stato basta... Ok, già lo so. Aspetta, io però voglio prendere la Pokéball da te. Perché tu me la dai adesso, no? Level Ball. Grazie. Posso andare? Ok. Non so se qui posso utilizzare la bicicletta, ma la utilizzeremo adesso. Ah, come avete notato, ho cambiato anche outfit del mio personaggio. Ah,
C'è Dander. Ho cambiato il taglio di capelli. Il vestiario. Anche gli occhi ho cambiato. Ho messo quelli di fuoco che erano belli. Rocky 01, vedo che stai facendo incetta di medaglie, eh? Il tuo rivale per la pelle Hope, invece, che gli succede? Ultimamente è alquanto strano. Ogni volta che mi guarda mi chiede scusa. E non ho idea di cosa gli passi per la mente, perché ha perso contro Bit e adesso sta depresso. Sarà forse giù di morale per una sconfitta? A quanto pare sì. Come immaginavo, tienilo tu sott'occhio, sei il rivale migliore che potesse capitargli. Grazie. Ah, devo andare. Se faccio tardi all'appuntamento col presidente dovrò sorbirmi alla magia di Olive. Ma questa Olive picchia tutti e non so nemmeno la strada. Andiamo sempre così. Mamma mia, Adander sei il miglior campione forever. Bugia. Ora che ci penso, Rocky 01, perché non passi a salutare la Burno? È il mio più grande rivale e l'ultimo capo palestra che affronterai nelle sfide palestre. Delle palestre. Dovresti trovarlo alla sala dei tesori, subito prima del percorso 6. È già la seconda persona che mi dice vai là. Prendiamo di nuovo la bici e corriamo. Ho detto, stavo dicendo, lo so dove si trova. Ah, qui c'è un coso segreto. Bambina, bambina. Se non ho preso super repellente. Stavo andando proprio qui. Qui c'è un altro. Quanti strumenti non ho preso? A due attacchi X. Eccolo. C'era un tizio che diceva non puoi andare senza il permesso, non puoi entrare qui. Oh, tu sei lo sfida palestra sponsorizzato dal campione. Aspetta, come ti chiamavi? Facciamo il curriculum dal telefono, vediamo il curriculum. Ah già, Rocky01. Se Dandel ha fiducia nelle tue capacità vuol dire che arriverai in alto un giorno. Ma se vuoi affrontare me dovrai prima ottenere 7 medaglie. Sì, lo so. Ah, sei qui per la sala dei tesori? Ottima idea. Attraverso la storia si può sempre imparare qualcosa di più sui Pokémon. Sai che ti dico? Vieni, ti faccio vedere come arrivarci. Non è una specie di museo? Boh. Schermo nero come sempre. Non mi pare. Guarda, ti do pure la mia card della Lega Poco. Già, fantastico. Quindi sappiamo qualcosa in più su di lui. Allora, la sala di tensione si trova in cima a quelle scale. E dovrebbe esserci anche Sonia. Non ci dice niente. Saliamo qui su. Apriamo le porte. Come ho detto, dovrebbe stare. Qui c'è un MT nascosto. Ho visto. Fascino. Poteva restare anche lì. Tanto non la utilizzerò mai. Riduce di molto l'attacco. Qui vediamo se ci sono strumenti nascosti. No. Quindi entriamo nella sala dei tesori di Nuckberg. Infatti, eccola Sonia. Ah, sì, questo dovrebbe essere. Dei dipinti della leggenda, no? Ah, eccoti! La sala dei tesori è un gioiello per gli occhi. Guarda, non sono meravigliosi? Questi arazzi raccontano la storia di Galen. No, dipinti arazzi. Due giovani contemplano una desostella. Una calamità li coglie di sorpresa, disorientandoli. Qui la spada e lo scudo sventolano la catastrofe sotto lo sguardo dei due giovani. E infine eccoli che indossano la corona. Questi quattro ragazzi illustrano la nascita del regno di Galar. Dimmi, giovane sfida palestre, noti niente di interessante in queste immagini? Ieri erano due. Non. Sì, tutte e due. Mi ricordano. Proprio così, dici bene. Questi arazzi rappresentano il vortice nero che oscurò i cieli di Galar, descritto nella leggenda come
come una terribile catastrofe, ovvero la notte oscura, ma osserva bene. L'errore di Galar è uno solo. O non bisognerebbe invece prendere l'atto dell'esistenza di due eroi? E cos'è in realtà la notte oscura? Sento di avere una visione più chiara adesso. Parlare con te mi è servito, grazie per essermi stato a sentire. Continuerò le mie indagini. Questi razzi hanno più di qualche segreto da svelarci. Tu tornerai alla sfida delle palestre, immagino. Io faccio il tifo per te. Tieni, ti sarà utile. Sono sicura che collezionerai una vittoria dietro l'altra. Grazie dei due revitalizzanti. Che qui non ci sono strumenti speciali, no? Quindi possiamo uscire. Ora sicuro ci bloccherà Hope. O qualcun altro quando usciremo dalla sala di tesoro. Oppure la Burno dirà cosa ne pensi. Ecco, cosa ne pensi dei Arazzi. Negli Arazzi della sala dei tesori è rappresentato l'eroismo che ha caratterizzato la storia di Galar. Potremmo dire che l'eroe della gara di oggi è il campione Dandel. Sta per sentire Rogue 01. Il tuo obiettivo è battere il fuoriclasse Dandel. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche, supera il percorso 6 e vai ad allenarti alla Termo. La Termore. La Termore. Sì, è meglio così, la Termore, qualcosa del genere. Quindi possiamo andare. Ok. Qui come sempre c'era il team Yell che ci bloccava perché dovevamo subirci queste cutscene e vedere la sala dei tesori in Hackenberg. Eccolo infatti. È triste questo Sanacobra. No, Silocobra. Manca a me ora questo Silicobra. Guarda che occhietti adorabili. Oh, come me lo sbaciuccherei. Ma sta dormendo. Noi detti Miel siamo qui per assicurarci che questo piccolo Silocobra possa riposarsi in santa pace. E fate casino. Ragazzi, mi fate passare. Farò pianissimo. Prometto che non sveglierò il Pokémon. Ah sì, come no, prego. Almeno sono gentile con le persone anziane. Eccolo. Oh, Rocky Zero, anche tu stai andando all'Attermore, giusto? E là, ragazzi, ci fate passare per favore? What? Con tutto il rumore che fate voi, babbocci, non che non vi facciamo passare. E poi avete pure quel pozzino sfida addosso. E sfida palestra come voi mi danno sui nervi. Col chiasso dei vostri passi finireste di sicuro per svegliare il piccolo Silocobra. Ah, ok. Rocky 01, se non ci fanno passare, come ci arriveremo all'Attermore? La sfida delle palestre non può aspettare. L'unica cosa è sfidarli. Idea geniale, tu sì che ne sai. Abbassate la voce, se no Silocobra si sveglia. Ma state urlando come se non ci fosse un domani. Quei ragazzini, non c'è verso di ragionare. Togliamoci dai piedi. Oggi Silocobra potrà finalmente riposare tranquillo. Sì, però state facendo un casino. Che cosa? No. L'altro ha lo sfidacoso, no? Hope. Stacchi. Noi abbiamo Corvisquare come primo Pokémon. Perché fra due livelli si evolve. E voglio subito che sale di livello e ha più XP così. Scoppio, come scoppio? Da qua. Ma mica sei un Driflim che hai scoppio. Poi come fai a scoppiare tu? Linun. O Linun. Ok. Battiamo questo Linun, dovrebbe salire di livello. E poi mancherebbe solo tanto un livello. Occhio teneri. Diminuisci l'attacco, attacco speciale. Attacco. No, solo attacco. Però no, non l'ha one-shottato. Ah, in off-camera si è imparato per furbecco e abbiamo tolto spennata.
Aumenta l'attacco, perfobecco. Ti bisciotto, sì. Brutto colpo, fantastico. Bravo, Corvi Square. E ora vediamo se Hope è riuscita a sconfiggere almeno la regola del Team Yell. O è stato battuto perché era depresso. Niente da fare, Rocket Zero. Pensaci a questa qui. Ero sicuro che avesse perso. Perché quando sei in depressione non riesci a collegare il cervello. Però mi piace tanto la giacca che mi sono messo. Mi sono messo pure la maglietta che ci ha dato Kabu nello scorso episodio. Sfuriate 3. Strano che non mi sta facendo più 5 colpi, proprio strano. Washottato tantissimo Leopard. Ok, Carcall pochissimo. Manca poco di XP. E si evolve anche lui. Ecco, lo sapevo. Sta a vedere come si sveglia e si lo copra dopo tutto questo baccano. E ora che senso ha restare qui? Finita la pacchia del TBL. Si dà la macchia. Alla macchia. Comunque ancora sta dormendo quel silo cobra. Wow, non c'è da scherzare con te e il tuo Corviscore, eh? Siete tremendi. Io invece ho perso miseramente contro Beat. Però non importa. In fin dei conti è la dura legge delle sfide, giusto? Solo che quel Beat mi ha detto che perdendo il fatto il buon nome di mio fratello. Non riesco a togliermi quelle parole dalla testa. Continuo a pensarci su. Hope depresso, GG. Non voglio che la gente pensi che Dantel è scarso solo perché io sono non sono alla sua altezza. Non potrei perdonarmelo. Lui è il più forte di tutti. È il campione invincibile. Ho bisogno di riflettere un po'. Ci si vede in giro, Rocky 01. E quel silo cobra ancora sta dormendo o no? Si è svegliato. E se ne va. Perché te ne vai? Io ti volevo catturare. Tu sei l'allenatore sponsorizzato da Dandel, mi pare. Chi è? Ah, Poppy. Io sono Poppy. Trovi tutto quel che c'è da sapere su di me sulla mia card della Lega Poco. Ecco, prendi. Tu sei il capo palestra di tipo folletto, lo psico. Spero di avere occasione di vedere di cosa sei veramente capace una volta di queste. Una volta di queste. Lentamente. Anche Poppy. E ora possiamo affrontare questo percorso 6? Sì. Vediamo quali Pokémon. Ah no, ci cocco da subito. Un'allenatrice. Che tu dovresti avere poco tipo terra. Clefairy. Invece no, tipo folletto. Io non ho niente super efficace verso di te. Quindi per far becco e via. Cerchiamo di washottare tutti i poco possibili. Così rushando potremmo fare tanti danni. Carcola si evolve. Clefable. Questo credo che sia un pochino più complicato da washottare perché ha più vita di Clefairy. Per Fobecco. E infatti non è morto. Metronomo. Speriamo che non esca abbattimento. Ma con tutte le mosse, una mossa tipo roccia dovevi andare, che è super efficace. Non ci credo, vabbè. Per fortuna non ha utilizzato autodistruzione, esplosioni o mosse di questo tipo. Tutti che salgono di livello tranne Drizzle. Comunque sono tutti a livello 37 adesso. E il Pokémon che ci accompagna in questa avventura di questo episodio o di questi episodi è Vanillite. Che ho catturato nelle terre selvagge. Che fra un paio. Non me lo ricordavo così bello. Come Colossal. Ok.
che dati del Pokédex. Colpo catrave, che mosse? Tipo roccia, chi la usa getta catrave appiccicoso sull'avversario. Ma no, brutto. Già ho levito roccia come mossa odiosa. Ah, qui ci sono Yamask, che sono diversi da Yamask che conosciamo noi. Infatti io voglio vedere tutti i luoghi. Ok, perché non voglio perdere nessun oggetto. Andiamo da qua. Ah, lotta è doppio. Lotta è doppio, mettiamo Drizzle. Già sta. E Corvus come primi poco. Sperando che facciamo un botto di danno. Ah, Drizzle si è imparato la sua mossa peculiare, perché direi che dovrebbe essere già evoluto. Ma non l'ho fatto evolvere perché volevo far evolvere appunto in questo episodio. Oh, un tipo acciaio, tipo acciaio buio e folletto volante. Idrobreccia. Vediamo se facciamo, se li washottiamo così. No, perché è tipo acciaio. Ferrostidio, no. Diminuisci la difesa adesso. No, dai, che Corvisquare si deve evolvere. No. Togge tic. No, mancava pure pochissimo. Porca di quella porca. Easy Toxtricity, perché quello è mezzo folletto e noi abbiamo una mossa tipo veleno. Allora, uno no, a Pyward non dovrebbe fare niente, perché tipo acciaio. E con te tipo acciaio le mosse tipo veleno non fanno granché, infatti non ha effetto. Protogetic ci crepa, sì. Scarica non la posso utilizzare se ho bisogno, perché faccio folgorare il mio... No. Il mio Drizzle. Taglio furia. Per fortuna all'inizio fa poco danno. Scarica, si colpisce tutti. Quindi elettrococcola, che dovrebbe fare anche questo poco danno perché è sempre tipo acciaio. E idrobreccia. E adesso si dovrebbe evolvere Drizzle, perché è a livello 38. No? Pochissimo però, eh? Se adesso utilizziamo un revitalizzante per Corvisquare, perché mancava proprio pochissimo per evolversi. Infatti lo potevo utilizzare nella lotta. Tanto era solo un turno che attaccavo. Dove stanno i revitalizzati? Eccoli, ne abbiamo 10. Utilizziamo per Corvisquare. Sì, facciamo rimanere come primo. Come primo poco. Saliamo di qua e vediamo cosa sta. C'è un'allenatrice. Sta laggando tantissimo. Che sta succedendo? Ora mi crash la Switch. Che poco è quello? Yoptile. No, non lo stavo riconoscendo nell'erba. Siamo questa allenatrice, Elena, Giramondo, Soak. Fantastico per il nostro Corvisquare. Se non mi sbaglio ha vigore lui come Pokémon. Perché mi ricorda questa cosa, uno dei Super 4, sì, di Unima, vigore. Colpo. Calcio basso. Aia. Per fortuna fa poco danno. Che diminuisci la velocità. Come la velocità? Usiamo per Frobeck per sicurezza. No, doppio calcio no. Già è più lento il nostro Corvisquare. Aia. Per Frobeck. Ah, sconfitto anche lui. Adesso si deve evolvere. Sicuro Drizzle, perché sei di livello. Corvisquare ancora no. Ora vediamo evolversi un altro poco. Fantastico. Questo episodio ci saranno 7000 evoluzioni. Tutta la squadra sarà
evoluta al massimo per adesso. Ecco il Inteleon. Non è che mi piaccia tanto come fuoco, però è bello. Eppure forte come tipo acqua. Cosa ti pare tu? Tiro mirato. Ah, non era. Ah, è vero, Hydro Breccia è fisica. Tiro mirato 80. Togliamolo. Ecco perché abbiamo fatto poco danno. Ora si capisce tutto. Ok, tiro mirato. Eccola, questa è la mossa peculiare. Di. Non ho letto il Inteleon. Qui c'è un coso nascosto. I fossi, cominciamo ad avere i fossi. Sta laggando tantissimo questa zona. Fossa. Mossa davvero OP. Vediamo tu. Che cosa vuoi? Questo. Vuoi visitarlo o no? Andiamo da quest'altro lato perché ho visto alcuni. Sempre lentamente questa animazione tic tic tic. Ho visto un oggetto e anche un Yoptile. Che spero che sia di livello abbastanza alto così. Ti cattura e ti faccio evolvere subito. Livello 29, sì, però dobbiamo fuggire subito. Perché lo so, Corvisquare. È tipo volante ancora, non è tipo volante Creta. Infatti, credo lo spostiamo. No, info 422, quindi una lotta. E se ne va. Mettiamo Sirfetch'd, che ancora questo episodio non l'abbiamo utilizzato neanche una volta. Ah, qui ci sono. No. Andiamo direttamente nell'erba qui. Affrontiamo quest'altro Yoptile. No, lo schiviamo con agilità. Ah, ecco, qui ci dovrebbe essere. Osso rari. Sì, che qui i fossili non si hanno come nel no, come gli scorsi giochi. Che ti danno il fossile, lo fai, lo dai al professore e ti fa uscire il Pokémon. No, qui devi fare le combinazioni. Perché sono. Quanti sono? 4 i fossili di questa regione. Fantastico. Spero che non siano esclusive. Non credo. Perché sono 2-2. Boh. Non mi ricordo proprio. Intanto qui Scorupi ci lascia le penne. Ancora manca sempre meno. No. Qui Pokémon proprio matchato benissimo perché gli faccio un bellissimo per 4 con spaccaroccia. Perché lui è buio acciaio, infatti ci crepa subito. Dai, quanto manca per Corvisquare? Ancora pochissimo, un altro Pokémon. Tu perché non hai 3 Pokémon? Mannaggia. Qui all'Altermore. Dovrebbe esserci anche Rapidartigli da dare a Carcoal. E anche una palestra se non mi sbaglio. Vedendo. No, non dobbiamo scendere qui. Qui c'è un'altra allenatrice. Che sfidiamo subito. Dai, un'altra giromondo. Adriana. Io mi chiamo Rocky. Questa si chiama Adriana. Proprio. Non ti fanno venire i feels del film Rocky. Che inizia una. Adriana! Beccata. No, non faceva tanto danno perché non è stabata, ma brutto colpo. Vendetta. Aia. Perché Vendetta è una mossa che fa 60 di danni. Ma se qualcuno già viene colpito, fa il doppio di danno. Ribaltiro. Non mi ricordo che. Ah! Ok. Inteleon, è la prima volta che utilizziamo Inteleon. In assoluto, tiro mancino. Tiro mirato, sì, tiro mancino. Vediamo quanto lagga questa mossa per la prima volta. Sempre laggando tantissimo. Però l'importante è che ci crepa. Tro. E Corvisquare. Finalmente si evolve.
Va bene. Ok, tutti i Pokémon al massimo della loro potenza adesso. Allo stadio definitivo. Corviknight, che Pokémon spettacolare. Quando l'ho visto per la prima volta ho detto questo è mio. Che mossa all'acciaio. Ha voglia che te la faccio imparare. Togliamo un Ghiaguzzo, tanto non ci boosteremo mai l'attacco. Adesso è volante acciaio. Se non mi sbaglio solo tipo fuoco è super efficace adesso contro di me. Boh. Yoptile, poi in off cover ti cattura, non ti preoccupare. A te Yamax. Fuga 31. Qui vediamo se ci sono altri oggetti da reperire, da prendere, no? Okay. Ah, qui sì, però. All'acciaio. Se l'ha imparata da solo Corviknight. Però lì ho visto un oggetto segreto che spero che siano altri oggetti di fossili. Altre parti. Sì, però. Mamma mia. Giocare dei giochi 3D con le freccette è la cosa complicatissima. Cara, bella rara. Buono, buono. Chi è? Che possiamo. Durant. Hola. Coleottro acciaio. Che nella via vittoria di Unima. Ti fa sclerare perché non ti fa fuggire mai, mamma mia. E poi ti comincia a fare un botto di danno perché è abbastanza forte come Pokémon. Anche perché io quando arrivo nella via vittoria ce l'ho. Metto tutti i Pokémon scarsi avanti per allenarsi. E poi arriva Durant che mi li bisciotta. Tu che cosa hai in mano? Che è un Raichu, è una statua di Raichu? Ah no, sembra un Furret ma anche un Raichu. Config. Che io te l'ho ancora non ti ho catturato perché ti ho trovato. Ma eri di un livello molto alto. Colpo infernale. Vediamo se ti one shot. Sì, con brutto colpo, fantastico. Perché io ti voglio tantissimo. Non in squadra, ma in generale. Rimaniamo sempre con Sirfetch'd. Perché lui non è tipo erba. Come si sospetta da sempre, ma è tipo roccia. Non lo one-shottiamo. Schianto. Ha schivato Sirfetch'd. Se è schivato, sei un bravo Pokémon. O ha fallito, boh. Ha battuto anche questo Sudowoodo. E ha battuto. Proprio sconfitto questo artista. È andato in depressione anche lui, non solo Hope. Lag tattico. Ah. Non so se ho esplorato tutta la zona o forse mi sono perso qualche parte, boh. La Termor. Eccolo che ci aspetta. Sì, sta la palestra. Tu mi dai qualcosa o no? No. Io dovrei. Negozio qui dovrebbe stare Rapidartigli. Ci lo diamo. Te li do. Non so se serve a qualcosa lo sorario, però te li do tutti. Dovrò trovarmi. Tu. Offerta di oggi, offerta di domani. No, grazie. Offerta di oggi. Fango pece non mi interessa. Offerta di domani. Dove arrivi? Arriverà probabilmente un carico di terriere rotto. Che serve per far evolvere il Pokémon Tazzala. Ah sì, questa città è bellissima che è piena di vicoletti. Però credo che per questo episodio si può concludere qui. Non ci avviciniamo assai a Hope. E poi ci bastona. Per questo episodio si può concludere qui. Se vi sia piaciuto mettete like, condividetelo.
accendete la campanellina per non perdere altri video. Aspetta, Pokéball. Nero pietra. Bella.